Oh amici, bentornati a un nuovo gameplay di Bioshock Infinite. Che fatica. Siamo riusciti a sopravvivere. Un'altra. Siamo riusciti a sopravvivere alla decima ondata di queste persone qui. Adesso dobbiamo andare avanti e proseguire col videogioco. Sì, però non mi sta più convenendo aprire queste cose. A furia di perdere grimaldelli, mi sa che. Niente, quindi stringiamo i denti e andiamo avanti. Sembra una cosa impossibile, ce la faremo. Allora, vediamo subito. Altre porte. Qui che cosa c'è? Mi raccomando, come sempre, Pippozzo, io vi ringrazio per tutti gli iscritti, per tutti quelli che ci aiutano a crescere. Un'altra cosa che vorrei dirvi è guardate i video con me e Joe, perché insomma questo canale è fatto da due persone, questa è un'eccezione. Quindi se guardate questo gameplay e dite ah che schifo, diciamo potrei essere io che da solo faccio pena. Andiamo avanti. Come al solito Puoi aprire? Un gioco da c'è ragazzi. ancora il. Si sente che non sono ancora al 100%. Vabbè, purtroppo mi ha proprio preso questa primavera, questo cambio, diciamo, di stagione mi ha destabilizzato. Che poi ci vuole poco. Vabbè, anche perché, insomma, è primavera, ma purtroppo non si riesce ancora a godersela questa primavera piena Attenzione. di freddo, di Molte grazie. tutto. E quindi insomma. Oh, cavolo, gli stivali sono miei. Elizabeth. Ah, ecco perché. Mi metto qua dietro. Adesso come cavolo faccio ad arrivare di là? Gancio da carico. Ah, minchia, è già vero che mi è sparita. Ma quanto è grande sta mappa? Prendi, presto! Oh. Non è quello giusto. Sono un po' alla canna del gas. Hai voglia di mangiare hot dog e dovevo mangiarne per ore. Sono a senso unico. Vogliamo controllare la libreria prima di andare. Andiamo a vedere. Si bloccano quando passiamo. Non potremo tornare. Beh, allora andiamo a vedere prima di qua. Vabbè, adesso che sto bene, quindi andiamo a vedere Vigor, che ce ne potremmo permettere un altro 1600. Aggiungere una break, ricaricare lo scudo. Va bene. E direi anche questa qui. Uno. Puoi Va bene. sbloccarla? Dammi un secondo. Vigor risacca, disperda l'odiato Albatros. È fatta. Un negozio per bambini. Allora, vediamo questo che cos'è. Uccidendo un nemico da una scalaia ottiene il 50% più di probabilità di una breve invulnerabilità. Rispetto a un.
Dai, usiamolo. Usiamolo. Sentiamo cosa ci dice. Fratello, ciò che Comstock non capisce è che la nostra invenzione è una finestra non di profezia, ma di probabilità. I suoi soldi però significano che il campo Lutes potrebbe diventare lo squarcio Lutes, una finestra tra mondi. Una finestra attraverso cui noi due potremmo finalmente essere insieme. Ah, birichina. Come controlla di sotto? Si fa confusione. Booker, prendi! Grazie! Bene. Bene, li abbiamo quasi fatti fuori tutti con i sali. Ma cos'è? Minchia, una super arma. C'è ancora qualcun altro. Sally! Il bastardo si è intrufolato mentre i Vox sparavano e si è preso la mia ragazza! La rinchiusa nel Salty Oyster. Il nascondiglio in cui tiene tutti i suoi tesori. Basta usare il pulsante sotto il registratore di cassa per aprirlo. Ma... Quindi c'è un pulsante sotto il registratore di cassa. Quindi dovrebbe esserci un pulsante. Vabbè, pazienza, perché sennò non andiamo più avanti. Uccidete tutti! Vi abbatterò! Direi di passare. Bene, direi di andare avanti. Forse qui il pulsante è sotto. Vedi qua. Ho trovato un po' di soldi. Bella. Va bene così. Qui dovrebbe esserci un pulsante. Niente pulsante. Quanto pare qui non ci posso entrare, quindi andiamo avanti. Puoi aprire qua. È una struttura a doppia combinazione. I miei idioti tengono la combinazione a non più di 4 metri. Speriamo di trovare uno di quegli idioti. Potrebbe essere questa. Quale? Perché ti piaceva tanto forzare serrature e decifrare codici? Se metti qualcuno in gabbia, sviluppa un interesse per queste cose. Immagino di sì. 0451.
Ma sarà lui il mostro finale? Mi sa di sì. Elizabeth. Elizabeth, tu. Promettimelo. Io lo fermerò. No. È un giuramento che non puoi mantenere. Ma promettimi che se sarà necessario, non gli permetterai di riportarmi indietro. Non arriveremo a quello. No, ma dai. No. Ok. Bene. Emporio? No, Emporio a centro. Forse la ragazza pensava che ammazzando Vincenzo sarebbe finita. Ma ce ne sono altri. Da dove è arrivata lei? Insomma, quindi è la storia senza fine. Eh beh, c'era da aspettarsi. Durante queste ribellioni succedono solo cose zozze. No, questo qui era uno dei gameplay. Facendo a pezzi questo posto. Metti sali qua. Ne voglio lanciare a migliaia. No, tranquilla, tanto è sali. Beh, io continuo a lanciare, almeno per un po'. Va. Ah, questo qua faceva parte del gameplay, quindi mi aspetto che arrivi un handyman. Ok. Dunque. Allora, vediamo a che punto so. Oh, bene, 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 bene. Grazie. Ti ho preso. Porca la miseria. Merda. Grazie. Dovrebbe aver distrutto la navicella lì. Oh merda. Bottiglia di sali. Ho bisogno di sali, sì. Quello è l'handyman di Camstock. Quindi qua c'è ancora la guerra. Non è quello rosso. Cerco ancora.
Ho dei sali! Merda, merda. Tra l'altro sono nella zona dove non mi posso staccare, complimenti. Se ce la faccio, vado lì che ce l'hanno il sale. Bene. Vieni giù. Sali, sali, sali. Meno male che l'avevo lasciato uno qua. Dai, dai, prima che salti. Oh, perfetto, dov'è? Dov'è? Allora, aspetta, che cosa gli può dar fastidio se non la scossa elettrica? Dove cavolo è? Ma dove è finito? Io non... Dove sei? Oh merda, è già qui. Non fammi passare. Oddio. Oh. Vai. Dove sei? Avanti. Non so che cavolo sia, ma... Allora, dove c'era la cosa, la mini grillo tonante? Dove cavolo è? Sì! Laggiù, quello là! Minchia, giusto in tempo. Sali giù, sali su, sali su. Meriti di morire. È ancora là. Non può arrivare qui l'Handyman. Cioè l'Handyman se la prende solo con me? Allora passiamo di qui. Vediamo. Ma perché se la prende con me? Ah, ok, sono senza. Cacchio, ma è una roba pazzesca. Dove è andato a finire? Culè. Dai, 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 dai. Olè. Minchia, sono troppo potenti gli Handyman. Allora, andiamo lì, se riesco a saltare.
Dove cavolo è, tra l'altro? Dai, 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 che piano piano ce la facciamo fuori. Comunque la roba è troppo potente, un handyman. Bene, allora torniamo indietro e stavolta, se siamo fortunati, andiamo a razziare il suo cadavere. Cacchio, potevo prendere... Vabbè. Lì ci sono un po' di sali, ne ho bisogno. Ok, va bene. Ragazzi, che fatica. Comunque questo è un gameplay di quelli che avevano mostrato giorni fa. È interessante. Poi mi fa piacere che, insomma, l'handyman non attaccasse solo me. Ecco qua. Ok, entriamo qua dentro, speriamo che sia valga l'investimento. Ah, questo è il tipo, lo scemo della coppia di scemi. Cosa? Sono, tra l'altro, a... c'ho pochissime munizioni, quindi anche forse è il caso di comprarle nel caso. Cioè, ma tutto qui? Dai, ma io speravo di trovare qualcosa di più. Cioè, non c'è niente. Che delusione, che amarezza. Dobbiamo andare a casa di Comstock. Ci arrivo. Persino lei mi dice di andare fuori, va bene. Andiamo a casa di Comstock. Apri. Prima, al laboratorio, quello che mi hai chiesto di fare. Non ne parliamo. No, che ti ha fatto quella cosa? Se lui mi riportasse indietro, sarebbe la morte, DeWitt. Ma chiamami Booker. Cosa di così simile che non vedo la differenza. Bene, quindi vado di qua. I mantelli. Io, ragazzi, oh cacchio, non ho visto neanche cosa. Opzionale, trovi il codice Vox. Vabbè. Andiamo avanti, allora. I fondatori sanguigni. Oh. Qui ci sono i sali che non guastano mai. Cioè, guardate tutta la città in guerra. Minchia, cioè, io vi dico, sto avendo un overdose di questo videogioco, cioè mi piace davvero tanto. Quanti ne hanno bisogno? 3, vabbè, dai.
Forse non dovrebbe. Pensi di poterla scassinare? Sembra semplice. Vai. Ecco qua. La furbetta. Oh, finalmente. Direi mana. Ottimo. Beh, altro non c'è. Andiamo avanti. No, è veramente fatto bene. Cioè, chi non l'avesse acquistato, io glielo consiglio vivamente. Cioè, per il momento mi sembra al livello dell'1, che direi che era un capolavoro, quindi non... cioè, proprio bello. Certo, ogni tanto c'è qualche difettino, per carità di Dio. Cos'è? Un altro. Oddio. Vediamo cos'è. Press to generate a magnetic shield. Hold to absorb damage and release to throw it back. Hold and release to create an explosive trap. Minchia, questo sembra potente finalmente. Vabbè, per il momento lasciamo questo. Andiamo a vedere cosa c'è qua. Cos'è questa roba? Ok, andiamo avanti. Merda. Testiamo. Bene. Uniti dalla nave. Legati dal sangue. Randy. Grande. Grande. La rivoluzione. Minchia, ce la farò. Questo cos'è? Allora, minchia. Aggiunge l'abilità di assorbire e raccogliere come munizioni i colpi in arrivo. Minchia, questo è potentissimo. La durata aumenta la durata dello scudo e diminuisce il costo dei sali. Tieni premuto. Potenza carica elettrica. Direi di fare questi due. Randy. Bene. Ah, povera, la signora è morta. Vediamo se funziona sta trappola che non ho ancora testata. Niente. Minchia, povera sta signora. Vediamo se di fatto posso acquistarlo adesso. No, mi sembra.
Mi servono un centinaio di monete. Alcune sono qua. Vediamo quante ne ho raggiunte. 425, pochissime. Prendi questo. Molte grazie. Me ne mancano 75. Minchia, powerful. Oh, ce le ho. Bene. Quindi adesso dovrei... Aspetta. Sono pieno? Ok. Quindi dovrei prendere questo qui, 575, merda, mi servono 5. Al volo. Ti prego, fai che siano più di 5. Sì! Vai, grandissima lei. Dai, piano piano. Sembra abbandonato. Qui vedrete che mi sa che ci toccherà entrarci dentro dopo. Oh, meno male un po' di... Mangiamo. Mi serve recuperare un po' di energia, quindi spero di beccarla. Cioè, è agghiacciante la tipa che puliva il negozio mentre ci ammazzavamo. Sì, adesso se mi desse un po' di energia, Elizabeth... Perfetto, brava. Però ripeto, adesso sono un po' messo male, vabbè. Andiamo, vai. Quindi mi sa che qui ci dovremmo ritornare prima o poi. Vabbè, dai. Come fermare? Di già. Oh. No, aspetta. Andiamo di lì, vediamo cosa c'è. Cosa c'è qua? Ah, un'altra... Niente. Le consiglio di tornare con del denaro, sono dei miti. Va bene. One of a fun. Adesso no, suoniamo la chitarra, dai. Caro fratello, questi buchi nell'aria continuano a rivelarsi fruttuosi. Non so da quale musicista tu prenda le note, ma se ha anche solo la metà del genio del biologo che sto osservando, beh, allora diventerai il Mozart di Columbia. Come fa a sbadigliare in questo contesto, però? Oddio, qua la vedo dura. Queste monete d'argento.
d'argento potrebbero perdere valore, ma l'oro, l'oro è sempre buono. Il tipo aveva delle capsule. Ok, al volo. Olè. Vieni lo fuori vedo. Di là. Non mi ero neanche accorto che era una di Vox Popul. Bene, adesso vorrei uscire, esatto. Ah, questa qui è lei. Va alla casa di Kamstock. Bene. Quindi proprio Kamstock mi sa che è deceduto da quel dì. Ok, entriamo. Di qua. Gli occhi in fiamme. Che è vero? Cioè, mi sta dicendo che è vero? Qui figurati, verrà il mondo, sicuramente ci saranno più e più persone. Andiamo prima di qua. Chissà cosa. La vendetta è mia, dice il profeta. Alle armi, fratelli! Oddio, non volevo. Torniamo indietro. Questi sono soldati regolari. Io andrei. Adesso sto simpatizzando più per i soldati regolari, quindi direi. Direi di andare verso la casa di Kamstock. La casa di Kamstock. Ma mi sa che la tua manina, Lady Kamstock, che piacere vederla. È meraviglioso che sia riuscita a venire, specialmente considerando la sua dolorosa morte di 19 anni fa. Dai, dai. Lady Kamstock. Il vestito. Mi ha confusa con mia madre. Le sue impronte digitali non sembrano le sue oggi, Lady Kamstock. Non si sente bene? Non funzionerà. Io credo di sì. Tua madre è morta, Elizabeth. Già. Credo che sia ora di renderle omaggio. Andiamo dove è sepolta. Bene, ragazzi, io aspettavo l'autosalvataggio. Io vi dico, vi do appuntamento alla prossima. Vi ringrazio per qualsiasi iscrizione, per qualsiasi commento, per qualsiasi like. Andate a vedere il video con me giù e scusate se sono un po' sottotono, ma come ho detto sono stato malato. E vabbè, ciao e alla prossima.